10 tuffi nell'Irpinia per conoscere uno dei territori più belli non solo della Campania ma anche del mondo. Bravissimo, molto bene. Sì, 10 tuffi fantastici nella nostra Irpinia, proprio perché d'estate ci si tuffa solitamente al mare, però c'è anche possibilità di tuffarsi in montagna fra storia, cultura, paesaggi, enogastronomia e divertimento nella nostra terra. C'è bisogno di conoscerla innanzitutto per gli irpini stessi, perché siamo i primi che forse non la conosciamo fino in fondo, e c'è bisogno di mostrarla agli altri. Quindi c'è bisogno di incorporare le persone che possano venire a visitarle, di accoglierle e di mostrargli i nostri patrimoni. Questo possiamo farlo, questo stiamo facendo e proprio questo vogliamo fare. Prima tappa con partenza dagli scavi di Mirabella e Clano, per concludere poi con il Calitri Spons Fest. 10 tappe in cui una è presente anche Expo. È un punto di partenza fondamentale Expo per portare il turismo in Irpinia e aumentare quindi l'indotto turistico. No, non direi è il punto fondamentale, è uno dei punti. Noi partiamo da Eclanum perché ci sono gli scavi della città sannitica del III secolo a.C., quindi noi andiamo a visitare poi il Municipium Romanum e quindi andiamo a vedere la nostra storia, da dove partiamo, le nostre origini. Expo è l'occasione di mostrare le nostre eccellenze. Noi lo faremo attraverso un concerto di Luis Bacalov, il premio Oscar, con le fotografie che noi nel corso degli anni abbiamo raccolto e che quindi rappresentano il meglio della nostra terra e che emozionano tutti quelli che le vedono. Poi però nel frattempo abbiamo anche l'occasione di mostrare la tradizione, la tarantella, il nostro aglianico, Taurasi, i nostri vini di OCG, abbiamo l'occasione di mostrare il verde che è unico, un unicum al mondo, e quindi i nostri paesaggi, il lago di Gonza, l'oasi WWF di Gonza, e quindi avremo modo di conoscere le bellezze della nostra terra e di emozionarci attraverso di esse. C'è solo l'imbarazzo della scelta. C'è quindi solo l'imbarazzo della scelta, effettivamente sono 10 tappe, quindi ognuno, ogni persona, ogni tipologia di individuo che abbia diversi interessi può partecipare a seconda di quelli che sono i tour organizzati. Tanto ci sono diversi giorni, ci sono le domeniche, c'è il paesaggio, c'è la cultura, c'è però anche il divertimento, ci sono gli eventi di festeggiamenti, quindi più che altro a livello di divertimento. Però il divertimento che si interseca sempre con la conoscenza e con la cultura, perché poi è quella che dà la vera ricchezza ed è quello che dà la vera felicità.